Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Incidente sul lavoro alla Profiglass, grave, un operaio di 58 anni. Sciopero di 2 ore e presidio davanti alla sede fanese della Saipem, a rischio 1200 posti di lavoro. Aule troppo fredde, protesta in piazza e sotto la sede del comune degli studenti del liceo Nolfi. Banca Marche, il Codacons annuncia un'azione risarcitoria per i risparmiatori, mentre Carloni propone un fondo regionale di solidarietà. L'accensione delle luci natalizie darà il via sabato agli eventi di Natale nel comune di Fano. Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo questa edizione con un grave incidente sul lavoro avvenuto alla Profiglass di Bellocchi questo pomeriggio. Erano da poco passate le 15.30 quando un operaio di 58 anni fanese, residente a Metaurilia, che stava lavorando in uno dei reparti di taglio e finitura dell'alluminio, per cause ancora in via di accertamento, è rimasto incastrato con il braccio destro fino all'articolazione della spalla dentro la profilatrice di metallo. Per liberare l'uomo, che non ha mai perso conoscenza, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Fano, che per consegnare l'operaio ai sanitari hanno dovuto smontare l'intero macchinario. Il 58enne è stato trasportato poi con l'eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. A seguito dell'infortunio, sul posto si sono recati funzionari dell'Ispettorato del Lavoro. Rimaniamo sempre in ambito del lavoro, un centinaio di persone hanno manifestato davanti ai cancelli della Saipem di Fano per lo sciopero di 2 ore indetto dai sindacati. La protesta è stata fatta per richiamare l'attenzione sul nuovo piano industriale del gruppo Eni, che mette a rischio 1200 posti di lavoro. Il servizio di Simona Zonghetti. È quello dell'Eni un piano credibile? È credibile che la chimica italiana possa passare in mani straniere senza che ciò comporti un'occasione di crescita, ma al contrario di ridimensionamento? Queste sono solo alcune delle domande rivolte al governo, a cui chiedono risposta alle RSU, i sindacati e i lavoratori di Saipem e Syndial del gruppo Eni, che questa mattina hanno manifestato di nuovo davanti ai cancelli della sede fanese in via Tognolo a Bellocchi di Fano. Hanno scioperato e presidiato dalle 9 alle 11 l'ingresso dell'edificio. È un'azienda che nel territorio italiano investe circa 6 miliardi di ricavi. Quindi se pensiamo che per far ricrescere il paese, far ripartire il paese, abbiamo bisogno di investire disincentivando, perlomeno più che disincentivando, uscendo dal paese Italia e andare a delocalizzarsi, andare in altri paesi, la crescita a lungo termine come facciamo a vederla, mi chiedo, se non investiamo nel nostro paese? Nonostante gli ultimi incontri con i vertici dell'azienda avessero fatto ben sperare, confermando l'alto livello strategico per le attività di riferimento, il timore per la perdita dei posti di lavoro non si placa. Il clima infatti è tutt'altro che sereno. Durante il presidio sono stati distribuiti alcuni fogli in cui vengono elencate le preoccupazioni sul futuro occupazionale di circa 1200 dipendenti. In uno di questi comunicati salta all'occhio il titolo, evidenziato in rosso, basta bugie. Più in basso invece una frase che racchiude le loro richieste. Le parole non bastano più, vogliamo i fatti, chiarezza e garanzie. L'atteggiamento è quello chiaramente di cercare di tranquillizzare, ma poi nei fatti e nella concretezza si realizzano decisioni senza troppa pubblicità che comunque fanno pensare ad uno smembramento, uno spezzatino e una ricomposizione all'interno del gruppo che ci preoccupa seriamente. RSU e i sindacati denunciano ancora una volta le intenzioni del gruppo Eni di abbandonare il nostro paese concentrando le attività solo sull'esplorazione di gas e petrolio. La nostra posizione è quella di non mollare, di non volere assolutamente sottostare a un piano industriale che possa prevedere dei posti di lavoro a rischio. La nostra volontà è quella di monitorare per far sì che
l'eccellenza della qualità che viene prodotta soprattutto in questo stabilimento e della competenza, del know-how tipico della produzione italiana venga tenuto in debita considerazione, non venga assolutamente messa a rischio per altre tipologie di scelte. Gli operai della Saipem non sono stati gli unici a scioperare quest'oggi, ma anche gli studenti del liceo Nolfi per il freddo nelle aule e poi sono andati a manifestare in piazza 20 settembre. Vediamo che cosa è successo. Le mie compagne che mi vengono a dire che io ieri per il freddo ho preso la bronchite. Non è una cosa possibile. Sono arrivati fino in piazza 20 settembre gli studenti del liceo Nolfi di Fano che hanno deciso di protestare contro il freddo nelle aule scolastiche del linguistico, pedagogico e classico. Gli impianti di riscaldamento sono appena tiepidi e dentro le scuole la temperatura non supera i 16 gradi. Così, dopo giorni di inutile attesa, hanno varcato i cancelli del campus di via Tomassoni per lanciare appelli e far sentire la propria voce. Sono stati gli stessi professori a invitarci a venire qui in piazza qui a Fano. È un problema che purtroppo va a toccare tutti e insomma è ora, ripeto, è ora di dire basta. Secondo una ricerca di scuola.net, il 65% degli italiani denuncia la temperatura troppo bassa a scuola e il rimedio antigelo, escogitato dal 7% degli studenti infreddoliti, è portarsi la coperta da casa, proprio come hanno fatto diversi studenti del Nolfi. Secondo questo studio, inoltre, 4 su 10 si vestono appositamente più pesante, mentre 1 su 2 tiene indosso il cappotto anche durante le lezioni. C'è pure chi nel 4% dei casi va in classe con stufe e altri apparecchi. Come il problema dei termosifoni non c'è alla mattina, anche al pomeriggio la situazione si ripete, anzi anche peggio, perché se magari alla mattina un po' di caldo rimane, al pomeriggio in Alemagna noi siamo lì veramente a congelare per ricevere cose, per ricevere diciamo offerte, per ricevere un aiuto all'aumento della nostra cultura che ci è dovuto dalla scuola. La nostra scuola ce lo offre, solo che purtroppo non ci mette in condizione di usufruirne al meglio. In molti addirittura vengono a scuola con le coperte. Certamente, questa è una cosa che avviene da anni, ma penso che sia una cosa inutile, perché alla fine così nessuno ci ascolta. Non è neanche accettabile però allo stesso modo che noi dobbiamo ammalarci, dobbiamo prendere comunque influenze, malattie, perché è troppo freddo a scuola, perché comunque non siamo neanche solo noi studenti a dirlo, perché gli stessi professori si sono indignati di fronte a questa cosa e sono anni che accade. E inoltre c'è un'ultima cosa che voglio specificare, ecco, in realtà i soldi ci sono per farlo, anzi vengono sprecati, perché oggi siamo andati a parlare con un ex bidello della nostra scuola e lui ha detto che è stato proprio lui a trovare il problema dopo tre volte che in pratica i tecnici erano venuti a cercare questo problema, quindi ovviamente questi tecnici vengono pagati, quindi vedete bene come c'è stato anche uno spreco di soldi negli anni scorsi, perché adesso non rifanno? Dopo la piazza il corteo si è spostato verso la sede del comune in via San Francesco ad incontrarli e esprimere solidarietà l'assessore Cristian Fanesi, in accordo con il sindaco che si trovava fuori città per impegni già programmati. Poiché si tratta di una competenza dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, Fanesi si adoperato mettendosi in contatto con gli uffici tecnici allo scopo di sollecitare un pronto intervento. A rassicurare sul fatto che il problema verrà risolto quanto prima è Davide Dell'Onti, consigliere provinciale con delega all'edilizia scolastica. Già questa mattina sono intervenuti i tecnici del Global Service in collaborazione con la provincia per vedere se era possibile risolverlo. Probabilmente il problema non è eminentemente tecnico, ma è anche del software di gestione di questa caldaia che va a teleriscaldamento, e quindi già domattina sarà presente il tecnico per risolvere questa problematica. Purtroppo è tutto dovuto all'imprevedibilità di un evento, di un guasto, e quindi contiamo già domani di ritornare in piena efficienza con il sistema di riscaldamento. E speriamo che questo disagio si risolva quanto prima per gli studenti. E noi intanto parliamo ancora una volta di Banca Marche, perché ad arrivare in soccorso dei risparmiatori c'è il Codacons, che lancia un'azione risarcitoria in favore dei risparmiatori che hanno perso tutti i loro risparmi. Lo scopo è quello di far ottenere loro un rimborso totale del valore di azioni e obbligazioni subordinate, chiamando in causa i responsabili della mala gestione dell'istituto di credito.
credito. A rispondere dei danni prodotti ai risparmiatori saranno quelle banche che hanno proposto agli utenti titoli ad elevato rischio, generalmente piazzati ad investitori istituzionali, senza fornire le dovute informazioni circa la pericolosità degli investimenti. E sempre su questa vicenda interviene il consigliere regionale Mirko Carloni, che lancia invece una proposta di creare un fondo di solidarietà a sostegno delle fasce più deboli che hanno visto andare in fumo tutti i loro risparmi. Sentiamo. Quello che sia giusto fare per l'istituzione è non abbandonare le persone più deboli, non far finta di niente girando le spalle, come è stato fatto da Ceriscioli, che ha detto il rischio d'impresa. Il rischio d'impresa va bene quando le regole del mercato sono in concorrenzialità, sono trasparenti e sono rispettate. In questo caso alcune regole sono state cambiate durante la partita in modo surrettizio e scorretto. Quindi ritengo che sia giusto creare, visto che siamo in fase di approvazione di bilancio, un fondo di solidarietà per aiutare le persone che hanno perso tutto e ovviamente di questi soltanto coloro che hanno un reddito basso, cioè quindi utilizzando il modello ISEE capire chi sono le famiglie colpite in modo drammatico da questa vicenda e che non hanno risorse proprie per andare avanti. E credo che in questo caso sia un bel gesto anche di chi si prende carico di certe situazioni che in un momento come questo possono rappresentare per i marchigiani e per le Marche una seconda crisi dopo quella del 2008. E ora parliamo di infortuni sulle strade. Ancora un investimento, un'anziana di 70 anni residente a Lucrezia è stata investita questa sera intorno alle ore 17 sulla Flaminia Lucrezia di Cartoceto mentre si trovava sulle strisce pedonali da una Fiat Punto guidata da una ragazza di Bellocchi. Prima dell'arrivo dei sanitari la donna ha ricevuto i primi soccorsi dal personale della farmacia Sella che ha coperto l'anziana signora con un telo termico. Sul posto i vigili urbani di Cartoceto per i rilievi del caso e il personale del 118 che ha trasportato la donna al Santa Croce di Fano. Spostiamoci a Marotta, importante passo in avanti per l'outlet di Mondolfo, che perché questa mattina è arrivato un sì unanime dal Consiglio Provinciale. I consiglieri hanno evidenziato come si tratti di un'opportunità di rilancio del territorio, anche dal punto di vista occupazionale. È stato inoltre ribadito che non si tratta di una struttura nuova, ma soltanto dello spostamento di una zona, visto che l'area era individuata quella limitrofa al casello autostradale già urbanizzata e infrastrutturata anche con le opere di compensazione della società Autostrade. La volontà è di procedere spediti verso la realizzazione di questa grande struttura commerciale. E torniamo a parlarvi del Natale perché è prossima quanto mai l'accensione di tutto il centro della città di Fano. Fra poco sarà allestito, domani inizieranno i lavori anche per la collocazione in piazza 20 settembre dell'albero di Natale, ma questo avverrà il 6 di dicembre. Sentiamo che cosa ci propone la Proloco di Fano. Lo studio di architettura dell'architetto Stefano Seri sta predisponendo questo cantiere in piazza. Già da domattina si installerà la pedana che poi dovrà contenere l'albero. Con particolare attenzione, effettivamente l'architetto ha veramente previsto tutto, anche un letto di sabbia appunto sulla stella della piazza per fare in modo che questa sia protetta dalla pedana che poi andrà a sostenere l'albero. Il 28, quindi sabato 28, ore 17:30, ci sarà l'accensione delle luci in città come promesso ormai da un mese a questa parte e la faremo con un piccolo corteo che partirà appunto dalla zona di via Cavour e piazza Costanzi con la banda città di Fano fino ad arrivare dall'altra parte della città, quindi a Porta Giulia. È un po' un momento di festa, un momento di riconoscimento e di ringraziamento per questo supporto che ci è stato dato. Una settimana la passeremo con l'installazione del nuovo albero, perché appunto l'installazione delle luci avverrà senza il nuovo albero installato, perché invece per il nuovo albero sarà prevista un'inaugurazione, una cerimonia apposita nella giornata di domenica 6 di dicembre.
Bene, ed è sapere di tutti che ormai le gare gastronomiche in televisione spopolano, piacciono tantissimo. Noi ce ne abbiamo una locale, Chef in the City, che ha il suo secondo finalista ed è Umberto Gennari, è un agente di commercio. Ora se la dovrà vedere con l'altra finalista che naturalmente si disputerà assieme a lui la finale e il premio di questa manifestazione così piaciuta tantissimo in passato ed anche in questa edizione. Vediamo. Ad aggiungerci cioè Giulietta, sfiderà Giulietta Umberto Gennari. Sarà tra Italia e Albania la finale di Chef in the City. A contendersi l'ambito titolo di migliore chef provinciale saranno Giulietta Marcu e Umberto Gennari. L'agente di commercio di Fano ha sconfitto nell'ultima serata l'infermiera del 118 Chiara Sabati. Giuria tecnica e popolare hanno deciso di premiare il suo carnevale una tagliata di scamone marinata alla birra. È stata veramente tosta, difficile, c'era un'atmosfera abbastanza impegnativa, abbastanza pesante. Ho cercato di fare quello che era il mio piatto, il piatto per cui mi sono preparato, facendo questa piccola dedica al carnevale, il carnevale di Fano, che è un carnevale che vanta 700 anni di tradizione, e ho cercato di raccontarlo sul piatto abbinando tutti degli elementi cromatici affinché potessero essere piacevole al palato tanto quanto alla vista. Il suo piatto dalla cottura perfetta e dai sapori decisi ma allo stesso tempo delicato ha avuto la meglio sull'antipasto realizzato da Chiara, una crema di pollo allo zenzero con verdure caramellate dal titolo Il pollo e l'orto. È stata un'esperienza un po' contrastata, però sicuramente la cucina questa sera è stata spettacolare, devo dire grazie mille a Loris e a Valerio perché sono stati fantastici, mi hanno sostenuto, mi hanno aiutato e a posto così. Chef in the City anche quest'anno ha portato sulle tavole dei ristoranti tutti i prodotti di qualità e a chilometro zero, grazie alla collaborazione di quasi 40 aziende del territorio che hanno messo a disposizione i loro prodotti. Ora in programma non resta che l'ultimo atto, la finalissima, che si svolgerà domenica 29 novembre alla Cascina delle Rose di Sant'Ippolito, dove Giulietta e Umberto si affronteranno per il titolo di Chef in the City 2015. Bene, il caso di dire naturalmente che vinca non il migliore ma la migliore ricetta in questo caso. È tutto per questa sera, grazie per essere stati in nostra compagnia. Occhio alla Notizia torna naturalmente se vorrete domani sera alle 20:30, noi saremo qui puntuali. Buona serata a tutti voi.